Il concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di primo e di secondo grado, bandito con decreto 499/2020, sospeso a causa del Covid, prevede le seguenti prove. Prova preselettiva. In cosa consiste la prova preselettiva? La prova è costituita da 60 quesiti a risposta multipla con 4 opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti. 20 domande di logica, 20 domande di comprensione del testo, 10 domande di legislazione scolastica, 10 domande di conoscenza della lingua inglese. Quanto tempo è previsto per la prova preselettiva? Il tempo previsto è di 60 minuti, la risposta corretta vale un punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. Chi è ammesso alla prova scritta? Sono ammessi alla prova scritta i candidati che rientrano in un numero pari a 3 volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione. I soggetti invalidi devono sostenere la prova preselettiva? I soggetti con un'invalidità uguale o superiore all'80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Prova scritta. Chi può partecipare alla prova scritta? I candidati che abbiano superato l'eventuale preselezione sono ammessi a sostenere 2 prove scritte. In cosa consiste la prova scritta? La prima prova, della durata di 120 minuti, consiste, distinta per ciascuna classe di concorso, nella trattazione di uno o più quesiti aventi per argomento il programma del concorso previsto dall'allegato A al bando. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento. La seconda prova, della durata di 60 minuti, prevede 2 quesiti a risposta aperta e un quesito a risposta chiusa. Il primo quesito volto all'accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche. Il secondo quesito volto all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento. Il quesito a risposta chiusa è articolato in 8 domande sulla comprensione di un testo in lingua inglese almeno a livello B2. Quale punteggio occorre per considerare superata la prova? La prova è superata dai candidati che conseguano un punteggio complessivo pari o superiore a 28 punti. Prova orale. In che cosa consiste la prova orale? La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo il programma previsto dall'allegato A al bando. Valuta la padronanza delle discipline e la capacità di una progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC. Per le classi di concorso A24 e A25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. Quanto dura la prova orale? La prova orale ha una durata massima di 45 minuti. Quale punteggio è assegnato alle prove orali? La commissione assegna alla prova orale un punteggio minimo di 28 punti e un massimo complessivo di 40 punti.